i schizzi, 5 o 6 magari. Spettinarla con tanti spruzzi è sempre una gran soddisfazione, non trovi? Ma come si fa a raggiungere questo obiettivo nel migliore dei modi? Oggi Candy ti darà alcuni consigli su come colpirla a metri di distanza e su come diventare un cecchino della sfera. E mentre stai caricando il colpo, non dimenticare di iscriverti al mio canale, attivare la campanella, seguirmi su Instagram. Che figo e sigla! Gli argomenti più discussi sulla sessualità maschile di solito sono la potenza e la durata del durello, ma in pochi, anzi pochissimi, si dedicano al miglioramento dello spruzzo finale, per il dispiacere di tutte quelle come me che amano godersi il momento. Prima di passare ai consigli utili, è bene sapere perché alcuni uomini sono affascinati dalla loro spruzzata. La risposta breve è i film per adulti. Difatti, questo genere di contenuti sono diventati spermacentrici, ovvero mettono al centro del film l'atto della venuta di lui, tralasciando l'elaborata sceneggiatura. Questo ha indotto alcune persone a pensare che una maggiore quantità e una schizzata abbondante siano prova di mascolinità e virilità, tralasciando totalmente la quantità di integratori e di espedienti utilizzati per raggiungere una tale venuta. La realtà è ben differente e gli elementi che determinano la quantità e la forza di uno spruzzo sono ben altri e almeno due fondamentali. Il primo tra tutti è l'età. Sperare che un uomo di 60 anni in media possa sparare più di un 17enne è pura fantascienza. Il fatto che io sappia come mai un ragazzo giovane possa sparare più di un adulto, questo lo lascio alla tua fantasia, non aggiungo altro. Il secondo elemento è la consistenza dello sperma. Più è denso lo sperma e più sarà difficile proiettarlo sull'innocente volto della tua ragazza a più di un metro di distanza. Esistono comunque dei metodi che possono aiutarti a raggiungere grandi distanze con i tuoi schizzi. Il primo tra tutti è quello di tenere le palle al fresco, nel frigorifero, nel freezer, vedi un po' te. Il caldo è nemico dei tuoi schizzi, se no la natura non ti avrebbe messo le palle di fuori, capaci di inturgidirsi o ammosciarsi a seconda della temperatura corporea o del meteo. Nonostante ciò faccia molto figo, è bene evitare quei luoghi che possano alzare la temperatura del tuo corpo, come farlo nella doccia bollente, nella sauna, sui sedili riscaldati dell'auto, oppure indossare abitualmente intimo molto aderente. Il secondo metodo è quello di idratarsi, perché a meno che tu non schizzi abitualmente ghiaia, avrai capito che il tuo sperma è liquido e visto che ne vuoi produrre tanto, hai bisogno di tanti liquidi. Quindi bevi 1, 2, 3 litri d'acqua al giorno, così dicono i medici, no? Anche perché non ho mai capito quanta sia la vera quantità consigliata. Però se stasera vuoi uscire con qualcuna, beviti tutta la cassa di Levissima. Mi raccomando, non la Ferrarelle, perché se no l'ammazzi di rutti e non di schizzi. Il terzo metodo è quello di astenersi. Oltre ad essere un ottimo contraccettivo, è anche efficace per migliorare la forza del tuo schizzo. Quindi è sempre bene trovare un ottimo equilibrio tra densità e pressione. Se sei un tipo che solitamente ti piace astenerti per molto tempo, avrai notato che il tuo sperma è molto denso e i tuoi orgasmi molto intensi. Invece, se sei un tipo che ti sfondi di manovelle, avrai capito che alla tua 13ª manovella il tuo sperma è molto liquido, tipo acqua distillata, e i tuoi orgasmi molto fiacchi. Dacci dentro e troverai sicuramente il giusto equilibrio tra le due cose. Il quarto metodo è fare ciò che ti piace di più. Il peggior nemico dei tuoi schizzi è la noia, quindi a letto cerca di fare ciò che ti piace e fallo a lungo. Fregatene se il durello appare, poi scompare e poi riappare di nuovo. È del tutto normale, soprattutto durante le sessioni lunghe. Ma ciò che è importante è mantenere l'eccitazione, arrivare in fondo e trattenersi, e vedrai che riuscirai a spettinarla come ogni brava ragazza merita. L'ultimo consiglio che ti do, oltre a mantenere un buono stile di vita evitando alcol e fumo, è quello di utilizzare degli integratori a base di acido folico e arginina, e ce ne sono tanti. Non ti sto dicendo di andare in questo momento in farmacia, ma piuttosto chiedi al tuo medico un consiglio. Dottore,
Oggi vorrei spettinare la mia lei. Lei cosa ne dice? Vedi un po' cosa capita. Al massimo sarete tre a letto. Questo è il metodo con cui supportare il canale e quello che faccio. Qua troverai tutti i miei contenuti extra che non pubblico da nessun'altra parte. Inoltre potrai parlare con me liberamente e senza tabù. Qua sotto trovi la wishlist. Cosa vuoi di più? A questo punto, ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 con un nuovo video. Ciao!